approvata, gli allestita, con i lavori delle scuole corsicane, che poi durante la giornata ringrazieremo, tutti i lavori che si ispirano poi al messaggio comune che si è cercato di mandare durante per questo meeting, per questo weekendone. Oltretutto, oltre a questo, dobbiamo anche dire che durante la mostra, che sarà visitabile nelle giornate di oggi e di domani, in realtà credo fino al 20 di aprile, ci saranno, saranno presentati anche dei filmati. Allora, diamo l'occasione anche oggi a noi che siamo qui di vedere questi filmati e li rimandiamo in rotazione adesso. Un applauso a Cecilia. Non solamente una titola, ma è un'avventura importante che i ragazzi del progetto Quenè hanno scelto e hanno affidato alla voce di Cecilia, e l'ascoltiamo. Allora, questa è una parte di una poesia, della poesia che alla fine dell'opera di Brecht, La resistibile ascesa di Arturo Umi. È inserita in un contesto particolare, nel contesto di oggi in cui spesso, non partecipando, non informandosi, si tende a favorire l'ascesa di personaggi particolari, nel passato personaggi come Hitler, ad esempio. E appunto vado a leggere quest'ultima parte della poesia. E voi imparate che occorre vedere e non guardare in aria, occorre agire e non parlare. Questo mostro stava una volta per governare il mondo. I popoli lo sconfissero. Ma ora non cantiamo vittoria troppo presto. Il grembo d'acqua in acqua è ancora che comune. Grazie. Allora, a questo punto facciamo intervenire un ragazzo della consulta provinciale degli studenti, Claudio Pace. Buongiorno, sono Davide Rocicco, prefetto del liceo classico e sono rappresentante della consulta provinciale degli studenti. Noi quest'anno abbiamo fatto un percorso di democrazia e partecipazione e proprio riguardo al tema sulla sicurezza siamo stati invitati anche dal prefetto al tavolo sulla sicurezza sul lavoro il martedì scorso e niente, ci siamo impegnati molto e è stato un incontro molto importante e prima i ragazzi della Quenè hanno detto democrazia e partecipazione e noi quest'anno siamo contenti perché siamo riusciti ad aprire anche uno spazio che riuniscono questi ragazzi della Quenè, che è lo spazio giovani e a Coro Quenè. È uno spazio molto interessante e vedremo perché c'è un'area studio, molte altre aree e siamo molto contenti.